Buon pomeriggio, oggi siamo con Mauro Pollastri dell'azienda Puntaria, una bellissima realtà nell'arcipelago Eoliano, in particolare sull'isola di Vulcano. Un'azienda giovane, dinamica, interessante, l'unica che ha un vigneto che scende verso il mare in quella bellissima isola di Vulcano. Buon pomeriggio, intanto Mauro, grazie di aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, grazie a voi e complimenti per l'iniziativa anche. Bene, Mauro. L'azienda, diciamo, è un'azienda recentemente nata. Potresti farci un breve racconto della storia dell'azienda, quando nasce, perché nasce, come sei arrivato su quella bellissima isola, qual era il progetto e come è diventato nel tempo e quali sono i ruoli che, se ce ne sono, di altre persone che svolgono all'interno dell'azienda? Sì, dunque, l'azienda è nata tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Il vigneto è stato impiantato, abbiamo cominciato nel 2004. Però appena nato Isole Eolie, che ha visto in questo posto, che oramai era abbandonato da parecchi decenni, ha rivisto quelli che erano gli splendori, lo splendore di un tempo e quindi ha pensato di rimpiantare un vigneto e rifar funzionare il vecchio palmento oramai abbandonato appunto da oltre 40 anni. Non nascondo che non è stato facile la cosa, soprattutto i primi anni dove mancava anche da parte nostra esperienza, noi non arriviamo dal mondo della viticoltura e quindi processo tra quando abbiamo iniziato a piantare le vigne a quando abbiamo fatto la vinificazione sono passati 8-9 anni. Insomma, è stato un rodaggio lungo e difficile, però adesso pian piano stiamo arrivando a dei risultati discreti, ecco, posso dire. C'è ancora un ampio margine di miglioramento. Però dai, stiamo facendo il nostro percorso pian piano, ogni anno si cerca sempre di far meglio. Come siete arrivati a Vulcano? Allora, mio padre è appassionato di Isole Eolie. Io la prima volta che andai a Vulcano fu nel 1988. Ai tempi ero un ragazzino in vacanza appunto con la famiglia. Mi ha sempre anche affascinato, negli anni successivi poi diverse volte sono andato con i miei amici. Ecco, è stata la passione del posto, dell'isola di Vulcano soprattutto. E quando quindi avete cominciato? Quindi dicevi nel 2004, quindi avete rimesso un nuovo vigneto e poi come è proceduto il progetto? Scusa, non ti ho sentito molto bene. Potresti ripetere la domanda per Certo, ti cortesia? dicevi cominciato nel 2004, avete diciamo rimesso vigne di fatto e poi com'è proceduto da quegli anni in poi? Come sono state le varie tappe? Quali sono state le altre tappe del progetto aziendale? Allora, dal 2004 al 2012, quella poca uva che facevamo la vendevamo presso terzi. Nel 2012 abbiamo fatto la prima nostra vera vendemmia con la vinificazione e in quell'anno lì e nell'anno successivo, quindi nel 2013, abbiamo portato e lavorato le nostre uve presso un'altra cantina da Feneca Salina, seguiti sempre però col nostro enologo, col nostro agronomo. Dal 2014 abbiamo ristrutturato appunto la vecchia cantina lì sull'isola di Vulcano e abbiamo cominciato a vinificare in proprio. Dal 2014 ad adesso la situazione si è evoluta, ecco, è rimasta abbastanza stabile, nel senso che produciamo, imbottigliamo sul posto, usiamo solo nostre uve, lavoriamo in regime di agricoltura biologica. Ecco, quindi la base, l'impostazione aziendale oramai è questa.
c'è in previsione nei prossimi anni di ampliare un attimo la cantina in vista comunque di un aumento di produzione, però sempre lavorando con questo principio, quindi solo nostre uve, vino interamente prodotto in bottiglia sull'isola, il regime di agricoltura biologica, e ecco. Bene, bene. Ma come siete arrivati, insomma, alla conduzione in biologico? È stata una scelta? Era naturale? Avete, insomma, delle vostre... avete fatto un giro, insomma, e quindi avete fatto una vostra idea, oppure cosa? Allora, già c'era un'idea di lavoro. Il territorio delle Isole Eolie si presta molto a questo tipo di coltura. Di fatto problemi di peronospora, quindi di utilizzo di rame, ne serve veramente poco. Il problema principale è determinato dall'oidio, però l'oidio si cura con lo zolfo, che insomma già sull'isola di Vulcano ce n'è in abbondanza. Quindi non ha impatti negativi dal punto di vista fisiologico della pianta o comunque sul terreno. Di rame, appunto, di fatto non se ne usa, se non veramente in piccolissime quantità. Tutto il resto delle problematiche abbiamo imparato a gestirlo in maniera con un inerbimento opportuno, con il sovescio, con il... con le cimature, con la sfogliatura, e questo insomma ha risolto tutti quegli altri problemi che richiedono magari in altre situazioni magari degli antiparassitari. Noi di fatto non ne abbiamo bisogno. L'anno prossimo passeremo anche alla confusione sessuale per evitare eventuali problemi di tignola, che né quest'anno né da un 4-5 anni si stanno verificando. E, ecco, di fatto una scelta naturale, quella del biologico, oltre che comunque una consapevolezza che avere un prodotto genuino dove la mano dell'uomo o della chimica di sintesi interviene nel minor in maniera veramente minimale. Ok, perfetto. E in questi anni, dal 2004, quando avete cominciato fino ad oggi, cos'è cambiato in termini di conduzione della vigna? Se è cambiato qualche cosa? Dunque, c'è stato un po' il passaggio generazionale. Io l'ho presa in mano nel 2011, la vigna. Fino a prima ne sapevo veramente poco. Una laurea in ingegneria, quindi di agronomia, ne sapevo veramente poco. Il fondamentale passaggio è stato lì quando ho cominciato a occuparmi io in prima persona, dove accanto a un signore in Franciacorta, Vittorio Usanza si chiama, che si è un po' preso a cuore questo vigneto, un po' come Gordon Ramsay in una puntata di Hell's Kitchen, che insegna a condurre un ristorante. Così questo signore, molto simpatico, molto alla mano, ma anche molto capace, mi ha insegnato il lavoro, mi ha proprio preso per mano, insegnandomi a potare, insegnandomi a gestire la vigna, e così fino ad arrivare all'autonomia nel 2012, quando poi siamo arrivati finalmente a vendemmia, un raccolto degno, quindi sono passato a un agronomo, all'enologo e a una gestione di questo tipo. I primi anni mi occupavo io stesso, fino al 2017, ogni 3 settimane scendevo per una settimana mediamente, organizzavo una squadra di persone e facevo tutti i lavori. Ad esempio, scendevo una settimana a febbraio, una decina di persone, facciamo la potatura. Quando c'era da fare la scalzatura, quando c'erano da fare tutte queste operazioni, o la scacchiatura. Dal 2017, con la nascita della mia bimba, ho dovuto un po'
ridurre la discesa, ho trovato un valido collaboratore che segue quasi da solo tutta la parte in campo, e io mi sono dedicato, mi tengo sempre il lavoro in cantina, però appunto mi impegna di meno dal punto di vista operativo la parte in campo. Mi dedico ovviamente di più alla parte commerciale, perché anche i vini che si vendono da soli. Certo. Quindi sono riuscito un po' più a delegare questa parte operativa. E cos'è che ti piace di più della vigna, cioè l'esposizione, insomma, poi raccontarci un poco sui suoli, insomma, cosa sono, diciamo, se sono, ci sono delle colate ladiche diverse, insomma, com'è dal punto di vista geologico il terreno su cui si nutre e di cosa si nutre la vigna? Allora, la prima domanda, il lavoro che mi piace di più era proprio il lavoro in campo. È quello più duro, ma è quello che dà più soddisfazione. Veramente, lavorare a terra è bello. Mi è piaciuto. Purtroppo non posso più farlo perché devo fare altri lavori, ma veramente se potessi stare sul trattore, fare le potature d'inverno, col tempo, col mare che fa la schiuma, col vento, quella era la cosa che mi piaceva di più. Parlando del suolo, lì sull'isola di Vulcano, dalla parte nostra, si tratta di un'antica colata di lava che si staglia su tre lati nel mare, quindi praticamente è come una lingua di terra che entra nel mare. Il suolo è costituito da cenere lavica, molto fine, somiglia molto alla sabbia. Qualche anno fa era veramente nera, adesso il suolo pian piano si sta arricchendo grazie alle pratiche colturali, si sta arricchendo più di humus, sta virando un po' più sul marroncino. Però veramente i primi anni era nera la terra, come le colate di lava dell'Etna, ecco. Terreno piuttosto povero, che però grazie a questo dà sì delle rese basse, però lascia nell'uva e quindi anche nei vini delle caratteristiche di maggiore acidità e di maggiore sapidità. E infatti poi ciò che ci caratterizza come vini sono questi due aspetti, quindi la freschezza e la sapidità, che sono dati proprio da quella parte di territorio dell'isola. Come definireste il vostro stile di vinificazione? Il vostro stile di, scusa? Di vinificazione. Nel senso, io sono sempre stato abituato a lavorare in un certo modo, poi ho scoperto che è anche un ottimo modo, nel senso che separiamo, per me è naturale separare il mosto fiore dalle seconde spremiture e fare due vinificazioni separate, quindi parcellizzare il più possibile anche per qualità o per zone del vigneto, nonostante la zona da cui proviene è piuttosto piccola. Cerchiamo allora, in linea di massima, è quello di far sì che si esaltino il più possibile le caratteristiche del luogo. Non cerchiamo, da noi non è possibile lavorare con lieviti indigeni, perché sull'isola di Vulcano l'acqua potabile non c'è. Quindi sarebbe veramente rischioso lavorare senza lieviti selezionati o lavorare in biodinamico con, cerchiamo di tenere sì i solfiti il più basso possibile, però un po' ci vuole perché comunque bisogna ottenere, siamo un'azienda, comunque uno standard di produzione ci deve essere, uno standard qualitativo. Cerchiamo comunque tuttavia di tenere anche la scelta del biologico, una vinificazione meno invasiva possibile, più naturale possibile. Viene fatta la stabilizzazione a freddo, quindi portiamo le vasche per la stabilizzazione tartarica a meno 2 gradi per un certo numero di giorni. Questo non saprei definire un'etichetta, perché
veramente conosco solo questo modo di produrre il vino. Bene, meglio così. Ti dicevo, rispetto dei due vini, insomma, della Malvasia secca e della Malvasia passita, è tutto in acciaio oppure avete qualche altro contenitore che utilizzate? Allora, la Malvasia secca viene fatta solo in acciaio. Abbiamo delle vasche coibentate, dove tra l'altro un collegamento da remoto, quando sono via dal telefonino posso vedere che temperatura c'è in vasca giù a Vulcano, controllarla, quindi abbassarla o alzarla a seconda dei casi. E il bianco viene fatto tutto in acciaio. Per quanto riguarda la Malvasia passita, facciamo parte in acciaio, c'è anche una piccola parte, poi a seconda delle annate, che viene anche lavorata in legno, e poi facciamo un assemblaggio finale, un po' come fanno in Francia con le cuvée per lo champagne, quindi per ottenere un certo tipo di equilibrio di prodotto, facciamo questo assemblaggio finale, dove anche una parte di Malvasia passita che ha fatto legno è una componente. Negli anni avete cambiato qualcosa sulle due Malvasie oppure insomma è lo stesso approccio che seguite con un'attentissima cura in vigna? Allora, l'approccio è sempre lo stesso, si fanno ogni anno le esperienze, quindi si fanno dei micro aggiustamenti, però di fatto abbiamo tenuto sempre la stessa linea. Okay. Ho un piccolo laboratorio, cioè, pH-metro, misuro già tutte le i parametri principali vengono misurati direttamente a Vulcano, poi si mando i campioni già fatti da un laboratorio d'analisi certificato per avere dei riscontri. Comunque cerco anche di lavorare in maniera scientifica, valutando le caratteristiche principali già subito in cantina. Immagino, diciamo, che il lavoro, diciamo, è particolarmente complicato, complesso in un'isola, insomma, come dici tu, non c'è nemmeno l'acqua potabile, quindi voglio dire, insomma, le condizioni in cui lavorate sono veramente estreme. Cosa vi spinge, insomma, a continuare su questo lavoro e con queste modalità di lavoro? Allora, l'accenno prima alle parolacce era proprio riferito a questa domanda, nel senso che allora si tratta sicuramente di una viticoltura eroica e dove veramente il confine tra eroe e coglione, scusa il termine, è veramente labile, nel senso che non è facile, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e qualsiasi problema, non so, va via la corrente, hai qualche problema con l'impianto frigorifero. Lavorare in posti così è come lavorare in mezzo al deserto, a 400 chilometri da qualsiasi forma di civiltà, perché un anno non partiva l'impianto frigorifero, avevamo già l'uva raccolta, l'anno dopo si sono spaccate le palette del compressore della pressa, e veramente lì bisogna un po' sperare in Dio e un po' cercare anche di arrangiarsi e cercare di far funzionare le cose e nel ripararle nel caso ci siano degli imprevisti. Sicuramente la passione, ecco, che ti porta avanti. Ti porta avanti anche veramente l'amore per la terra che ti dà questo tipo di lavoro, che ti dice sarebbe un peccato abbandonare un posto così bello o far degradare un posto così bello. Quindi non lo fai tanto per ragioni economiche, ma per ragioni di cuore. Certo, no, è molto bello questo che dici, insomma, immaginavo e so che è così, però sentirlo dire, insomma, è tutta un'altra cosa. Ed è questo il bello, insomma, della guida che facciamo, insomma, di questo scambio con il produttore, insomma, raccontiamo quello che in effetti è
l'essenza delle attività e del pensiero, dei comportamenti dei produttori. Grazie per questa passione, insomma, altrimenti non ci sarebbe quella bellissima vigna lì a Vulcano. Detto ciò, quali sono le caratteristiche, le qualità dei vini che voi vi aspettate di trovare? Cioè, quando stappate una bottiglia di Puntaglia, cosa vi aspettate di trovare? Allora, l'idea è quella di far rivivere le emozioni che si provano a trascorrere una vacanza alle Isole Eolie. Quindi, aprire una bottiglia bisogna trovare dentro l'essenza delle Isole Eolie, sia del bianco che del passito. Il mare, chi ha trascorso una vacanza alle Isole Eolie o le conosce. Conosce il mare, conosce la libertà, conosce i profumi dei fiori, i profumi che si sentono sull'isola, sente questa influenza del vulcano che è sempre lì, onnipresente. E questo lo si sente nelle bottiglie sia come profumi sia come sensazioni, nel senso che appunto il riferimento che facevo prima alla acidità, alla freschezza e alla sapidità, sono caratteristiche del territorio, in principal modo dell'isola di Vulcano, che si sentono nei nostri vini. Chi apre i nostri vini, insomma, li riconosce appunto per questi due aspetti principali. I profumi poi ricordano, oltre ai sentori primari, quelli di base, appaiono dei sentori che ricordano un po' la macchia mediterranea, che può essere il gelsomino, può essere il rosmarino, l'eucalipto. Sono molto tenui, però facendoci attenzione si riscontrano. Questa tipologia di sentori, soprattutto nella Malvasia passita, che grazie all'asciugatura, all'azione dell'appassimento, concentra anche tutto questo tipo di caratteristiche e le rende più evidenti. Certo, quanto dura mediamente l'appassimento? Quanto... E dove lo effettuate? Allora, l'appassimento lo facciamo sotto un pergolato che già c'era di fatto, non abbiamo scoperto nulla, abbiamo solo riattivato questo pergolato che guarda. È un corridoio tra nord-est e sud-ovest, dove c'è una ventilazione naturale molto, molto marcata. Quindi le uve per il passito vengono stivate lì sotto, parte poi prendono il sole, parte invece rimangono completamente in ombra, in modo anche da conservare i profumi. Il periodo è tra le 2 e le 3 settimane, dipende dalle annate. Teniamo monitorato il grado di appassimento e quando arriva al punto giusto viene impressa, appeso di raspatura, prima l'appeso di raspatura, poi la pressa e poi la vinificazione. Generalmente quando vengono raccolte l'uva per la Malvasia passita. Per la passita, di solito verso la prima settimana di settembre. Abbiamo provato a raccogliere il 31 agosto, un anno abbiamo provato a raccogliere verso il 7, l'8 di settembre. Perfetto. Quali sono, se ce ne sono, ma immagino ce ne sono, perché la passione, insomma, che mettete è evidente. Se ci sono progetti, a parte, diciamo, l'ampliamento della cantina, avete pensato di fare, se ovviamente ci sono, altrimenti ovviamente nulla, delle modifiche in termini di conduzione, o che so, volete aggiungere un vino nuovo, insomma, ci sono progetti in corso oppure state cercando di perfezionare quello che avete già in campo? E dunque, oltre alla cantina abbiamo l'agriturismo, quindi gli alloggi, c'è il Lido, la spiaggia del Canitello, c'è un ristorante, poi abbiamo i capperi, abbiamo anche un piccolo frantoio dove frangiamo le nostre olive, quindi di carne al fuoco ce n'è tanta. Abbiamo degli alberi da frutta dove facciamo le marmellate. Perfezionare questo tipo di attività, ecco,
è quello e mi terrà impegnato già per i prossimi 5-6 anni. Già sono impegnato su questo, ecco, 5-6 anni almeno. Certo. Per quanto riguarda invece la malvasia secca, come nasce l'idea di questa malvasia? Dunque, ero primo anno sempre al nostro chiosco al Cannitello col mio enologo. Parlavamo, eravamo lì, stiamo pranzando di fronte a un piatto di totani in mare. E lui, Angelo Di Vittini si chiama, mi fa: vedi Mauro, ci vorrebbe un vino. Uno è qui all'ombra al chiosco di fronte a un piatto di totani alla griglia, una frittura di pesce. Bel vino fresco, profumato, che si beve, non troppo pesante, e fino ad avere qui, ecco. E così è nata. L'ho chiamato Francangelo in onore di mio padre, che è stato un po' l'ideatore, quello che ha messo in piedi tutto il progetto. E così è nato il bianco. Bene, bene. Ma per quanto riguarda la malvasia secca, voi ovviamente c'è una raccolta anticipata, c'è una zona magari che ha più acidità, eccetera. Come fate la selezione? Sì, io nel mese di agosto faccio delle campionature di uve, quindi raccolgo dei campioni di chicchi un po' sparsi in tutto il vigneto, faccio dei campioni rappresentativi per le varie zone, quindi misuro l'acidità, il grado zuccherino, il pH, costruisco delle curve di maturazione specifiche per le varie zone, poi c'è l'anno in cui la maturazione è più uniforme, l'anno in cui magari è un po' più avanti la maturazione vicino al mare, un po' più indietro la parte più alta. In base a quello, quindi si decide il giorno della vendemmia e la zona, si stima ovviamente quanta uva c'è e quanto prodotto, quanto bianco fare, quanto passito fare. E quindi in base a quello decido di anno in anno le zone più adatte per il bianco e le zone più adatte per il passito. Perfetto. Ovviamente quindi voi avete di fatto costruito un progetto che gira, ovviamente ha come centro la terra, dicevi, con tutti i suoi frutti, dalla vigna ai frutteti, agli uliveti, eccetera, ai capperi, ma ovviamente anche all'accoglienza, insomma, per far vivere, per dare in qualche modo a chi viene, insomma, le vostre emozioni, la vostra passione, la vostra gioia, insomma, di stare su quel lembo di terra. Ti ringrazio, diciamo, per questo incontro. Insomma, speriamo, come abbiamo detto, diciamo, a tutti i produttori che hanno accettato il nostro invito, che per fortuna sono stati moltissimi, di rivederci l'anno prossimo, perché quest'anno, insomma, sarà complicato lì a Vulcano, insomma, di passeggiare in mezzo a quelle bellissime vigne che si tuffano nel mare. Grazie ancora e speriamo di vederci presto. Grazie a te, è stato veramente un piacere fare questa chiacchierata e speriamo di vederci presto a Vulcano a brindare insieme. Va bene, grazie ancora Mauro, a presto, in bocca al lupo. Ciao, ciao, grazie.